Richard Grasso, figli della me. E c'è questo pezzo, estensione di Famoso, mm-hmm. Però all'interno ci sono altre due persone. Questo verrà fuori nella repack di Famoso che uscirà tra poco. Che vuol dire che faccio lo stesso disco con dei pezzi in più. TikTok remix, ma sarà un pezzo per fare le challenge? È uscito come un pezzo per fare le challenge. Il problema principale è che sembrerebbe che abbia ghettizzato gli artisti italiani soltanto in una traccia, lasciando poi tutte le altre tracce con artisti di featuring famosi. Come per dire, ci sono i migliori in questo momento sulla piazza in Italia, i più quotati. Li metto tutti lì in una canzone che si chiama TikTok, in modo che magari ci scappa anche qualche soldo su TikTok. Ah beh, certamente. Quindi Marrakesh, Gue Pequeño, Paki, Jolier. Sì. C'è una tipa che chiama da quattro giorni. Ma dell'Ener vuole chiamare? Te dici che è quella? Ci sono puliti, ma prima no. No, che quello non lo so. Puoi aprire un healthy food per riciclarli, allora. E anche il navigatore, spera. Siamo il navigatore con la voce di Spera. E tu non hai capito, questo è lui che parla col suo bambino interiore. Si è smesso di rompere i coglioni ai bambini che l'ascoltano, lui parla con se stesso. Se tu rileggi, la chiave di tutto è quella. Se tu guardi tutto il disco riascoltando questa roba, lo capisci che lo sta facendo apposta. Però perché secondo me non è un discorso tra due persone che fai bu bu bu, no no no, scu discorsi sui massimi sistemi. Campione bu bu bu, scu lui fa schi, io faccio skip. E la tua tipa sì, no no no. Baby Bo sta molto male, ci manca. Bu bu bu, papà, ti ricordi che chi era Bubu? Coso, cazzo, come Pippo Franco. Tom. Vuol dire che Spera e Basta è come Pippo Franco. Ma quindi non è una canzone per fare le challenge. Lui dice, è la mia tipa che fa i TikTok. Tanto non lo sto ascoltando il testo. Tu fai gangsta per insicurezza. Strafatti già di pomeriggio per te un guarda questa che è sul lobby, vola nei lobby. Ma senti che figo il timbro di quel qua. Davvera true story. Ci sono molte più tipe che TikTok. Mi fanno un ballet con una big clock. Mister Fini, la vita è bella, ma la bella bitch. È un dissing a Benigni. Hai tumori? No, perché ho detto la vita è bella, ma la bella vita è meglio. Quindi meglio Tornatore che Benigni? Stai dicendo questo? O forse sta negando la Shoah? Non lo so, quel pechegno. Io torni sopra il mio phone. Ma prima no. Bene con questo oggi, ma chi ce l'ha mannato? Come me già questa, sotto c'ho un chilo di festa. Dice che le faccio sette, due Avenger sul mio braccio. Due Avenger, Hulk vede. Ora ho fatto successo, prima sta facendo punto. Cerca pacchi, cerca chi ci dentro i pacchi. Anzi senza dentro il coffo, gli unici nel doppio. E degli amici mi muoiono. Adesso fra macchina buco, la macchina lessa. Ma scherca me che sto fermando. Porto paghi sotto, faccio i soldi. E se so vedi che tu faccio. Te tengo chi non si accontenta di Cefrabo? Secondo me si fa la doccia. Nel traffico schiaccio sport. Ma sai che alla fine nella concezione del pezzo non mi dispiace? Forse perché il pezzo è bello, il pezzo è bello perché ci sono tanti stili, tanti pezzi, tanti rapper, tanti flow. Però è bu bu bu, è ci, è le chi, è le qua. Cioè, porca puttana, veramente. Sai quella roba che ti fotte il cervello con dei suoni, no? Ma guarda, secondo me non è tanto questa cosa qua. Nel senso, il prodotto è fatto per quella fascia lì e lo sappiamo, quindi non è roba proprio per noi, è roba per altri. Però in questa ricerca c'è un pezzo club che lo vuoi mettere in discoteca. Nonostante tutto, suona. Paki e Giovanni hanno detto: se Skippy Sfera è una bella canzone. No, non è vero. Secondo me il ritornello, per quello che è fatto, concepito qui, è giusto. Il pezzo non è brutto, non è cazzo mio, ma il pezzo non è brutto. No, 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 musicalmente è perfetto. Ma anche è perfetto. Sfera, in tutte le minchiate, le onomatopee. Certo. Ha fatto Sfera, non è che doveva fare, non è che poteva fare Murubutu, che cazzo fai? Cioè, però mi sarei aspettato. Sfera ha fatto anche cose belle, come Duce. Però ti dico. Ma adesso non serve. Cioè, questo disco qui è fatto un prodotto per far uscire all'estero, dove c'hanno queste sporche, sì, gigantesche, altissime, proprio sopra le produzioni. E se tu lo prendi come se fosse un prodotto
prodotto fatto all'estero, anche le parole chiave che vengono dette all'interno in italiano sono sport, parole chiave esatte per un pubblico estero. Ripeto. Quindi puoi dire che Sfera in realtà è un bot e scrive al posto di lui pensare a tipo un codice binario e fa solo algoritmi musicali ed è un super computer della trap. Lui Sfera. O chi per lui? Può essere che lui è un robot, è un trap bot che pensa per algoritmi. E pensa per algoritmi, in realtà è intelligentissimo. Comunque, a parte questo, Pac e Joliar hanno fatto anche troppo, secondo me, sulla strofa. Io avevo paura che su questo pezzo si cacassero la faccia. Sì, dici, fai la minchiata. Invece no, sono rimasti coerenti con il loro personaggio, facendo comunque roba tamarra, ma buttandoci dentro quelle due o tre cose che ti fanno un attimo drizzare le antenne e dici, ah, attenzione, mi risento la strofa che magari vorrebbe dire qualcos'altro. Sì, tra l'altro poi ha messo quello. Il loro, cioè. No, ma proprio Marrakesh, Gue, Pac e Joliar, proprio quel filone lì. Ah sì, Tamarro, che se devi fare la roba gangsta Tamarro, G Tamarro. Ci sta. Pac che ormai non dice più le R, vede. Bussu. Anarchia lessicale. La nuova anarchia lessicale di Pac. Pac è anarchia lessicale. Vede, che supposto. Io non vedo l'ora di sentire il disco di Stu Merda. Sì. Boh, raga, ciao.